Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. Quella di domenica sarà uno scontro al vertice tra l'Arezzo e il Montespaccato. La formazione laziale è a punteggio pieno con l'Arezzo e il San Donato, avversario dunque da non sottovalutare. Allenamento del giovedì per Arezzo alla vigilia della partita con il Montespaccato. Sarà un inedito in tutti i sensi perché non esistono precedenti contro la formazione romana, espressione di un quartiere, appunto quello di Montespaccato, tra l'altro una società che ha una storia calcistica ben definita, che ha basato il suo impegno sui valori della etica e della legalità. Non è un caso che il campo sportivo, lo stadio, sia dedicato alla memoria di Don Pino Puglisi, il prete antimafia. È uno scontro anche al vertice, visto che la formazione laziale ha vinto le prime due partite, ha un giocatore, l'attaccante Calì, che ha preso nel gennaio dello scorso anno, che ha dimostrato di saperci fare con le reti altrui. Ho vicino il collega e amico Andrea Vato, che domenica prossima tornerà a fare le telecronache per l'Arezzo per Teletruria. Intanto Andrea, è un inedito sotto tutti i profili. Sì, la prima volta, e ce ne saranno anche delle altre in questo campionato. Sono due squadre che arrivano a questa partita a punteggio pieno entrambe. Il Montespaccato addirittura non ha nemmeno preso gol fino a questo momento. Sarà un bel test per tutte e due le squadre, soprattutto per l'Arezzo, direi. Ecco, bisogna dire che Bariotti avrà tutti a disposizione, anche Pin pienamente recuperato dopo gli acciacchi della scorsa settimana. È possibile secondo te qualche cambiamento? Credo di no, nell'11 iniziale non penso. È probabile che ci sarà uno scampolo di partita per Pisanu, che farebbe il suo debutto stagionale. Per il resto, squadra che vince non si cambia. Credo che i segnali arrivati dal campo in queste due giornate consiglino a Mariotti di proseguire su questa linea. C'è un dato oggettivo: l'Arezzo recupera i suoi spazi che il terreno del comunale saprà dare, soprattutto alla ariosità della manovra, e ci auguriamo che sia Strambelli da una parte e soprattutto Liperta dall'altra potranno trovare le giuste coordinate, che non sempre domenica scorsa nella partita ad Ardea contro l'Uni Pomezia sono arrivate. In questa settimana abbiamo parlato molto di Sparacello, e lui la vera rivelazione di questi primi 180 minuti? Da un punto di vista statistico direi di sì, visto che è il giocatore che ha segnato due gol. Per quanto può valere dopo due partite di campionato, è il capocannoniere della squadra, però è un giocatore che non ha mai trovato la sua vera dimensione, e Arezzo, terra fertile per gli attaccanti da sempre, potrebbe veramente esserlo per lui. E quella di domani sarà una giornata particolare per Orgoglio Amaranto. Infatti dalle 17 alle 22 si terranno presso la sede sociale posta sotto la curva Lauro Minghelli dello stadio comunale le elezioni del nuovo direttivo. Chiunque volesse impegnarsi e dare il proprio contributo potrà candidarsi mandando una mail con i propri dati a orgoglioamaranto@gmail.com. Il direttivo auspica la più ampia partecipazione per dare forza all'azionariato popolare, ribadire la natura aperta, partecipativa e democratica di questo organismo. Avranno diritto a partecipare tutti i soci in regola con l'iscrizione del 2020 e del 2021 e tutti coloro che nel corso della campagna preabbonamento nell'estate 2019 hanno lasciato una quota in donazione al comitato e che per questo hanno acquisito il diritto ad essere soci. Parliamo adesso del Montevarchi. Non è un momento facile per la formazione aquilotta. Il presidente Livi sottolinea che la squadra deve essere sostenuta in questo momento molto molto difficile. La pesante sconfitta nel derby con il Siena ha aperto più di un interrogativo in casa Montevarchi. Nel dopo Siena il presidente Angelo Livi ha smorzato i toni e ha invitato a stare vicini alla squadra in questo momento sicuramente non facile. Il Montevarchi è una squadra giovane e sta pagando il suo dazio alla inesperienza. Da ora in poi inizia il nostro campionato. Io credo che abbiamo incontrato sicuramente le squadre che andranno fino in fondo, a meno di sorprese, per la vittoria finale, e dico che adesso dobbiamo anche noi stringere le fila, stare tutti uniti e capire che questo è un campionato difficilissimo anche per noi. Abbiamo passato momenti bellissimi, ma adesso è il momento di stringere i denti, quindi invito tutti a stare vicino alla squadra, a incitarla, a cercare di far sì che i ragazzi non si sentano lasciati soli nella maniera più assoluta, e far sì che il loro morale sia sempre alto.
E sabato c'è il test con la Carrarese che evoca antiche sfide. Adesso credo che sia il momento di pensare alle cose attuali. Andiamo a Carrara cercando di portare cose utili alla nostra classifica. E incontriamo una squadra che nel proprio campo è forte, una squadra ben costruita, ma anche noi non siamo poi quelli che abbiamo dimostrato numericamente dal risultato. Michele Beoni entra nello staff dell'Ornano Badesse, una carriera spesa prima a fianco del padre Loris e poi lo scorso anno l'avventura in solitaria come vice di Nofri Onofri al Tiferno Lerchi, un'esperienza che ha consolidato le sue capacità e adesso gli dà slancio per poter ripartire al fianco di Alfredo Gennaioli con la formazione senese. La società retina dell'Olmo Ponte ha ricordato il giovane calciatore Francesco Renzetti, scomparso in maniera prematura a causa di un incidente stradale. Una cerimonia toccante, quella che ha visto l'intitolazione del nuovo campo sintetico del centro sportivo Luciano Giunti, casa dell'Olmo Ponte, alla memoria di Francesco Renzetti, scomparso all'età di 17 anni a causa di un incidente stradale. Francesco aveva militato nelle fila della società aretina che gli ha voluto rendere omaggio anche attraverso un'opera dell'artista Alessandro Marrone. È un campo che noi abbiamo fatto quest'anno con grande sacrificio in un periodo anche difficile per fare degli investimenti. L'abbiamo fatto interamente con le nostre risorse, con l'aiuto di qualche amico. Noi lo intestiamo a Francesco Renzetti perché anche se c'è stato poco qui da noi, di fatto ha lasciato una traccia importante, aiutato anche dal gruppo di cui faceva parte, che è stato un gruppo dei migliori di quelli che abbiamo avuto. E poi soprattutto anche la famiglia, con la famiglia abbiamo avuto subito un rapporto sincero, spontaneo. Questo campo di calcetto, che tra l'altro è anche a disposizione di tutta la città, perché dopo gli allenamenti noi chiunque può venire qui, probabilmente verranno quelli della WISP, della OPES, ma anche clienti normali, e chiaramente per fare questa cosa noi che siamo molto attenti al discorso sicurezza abbiamo dotato qui nel campo, grazie anche alla Toscopari che devo dire ci ha fatto questa donazione, un defibrillatore. Tutto ciò che viene fatto qua viene gestito dall'Olmo Ponte, ma appunto la proprietà di tutti i cittadini. Quindi l'amministrazione comunale è ben felice di poter collaborare con società come l'Olmo Ponte e ancora una volta un ringraziamento e una vicinanza alla famiglia per veramente aver gestito in maniera esemplare questa inaugurazione che è stata molto toccante. In Palazzo d'Arnolfo a San Giovanni Valdarno è stata svelata la squadra di Serie A2 di basket femminile che nella prossima stagione proverà a conquistare la promozione nel massimo campionato. Presentazione in Palazzo d'Arnolfo a San Giovanni Valdarno per le ragazze della Bruschi BK Team Polisportiva Alberto Galli. La squadra nella scorsa stagione ha disputato la finale playoff per la promozione Serie A1 e ha regalato sogni ed emozioni a sportivi e appassionati come non accadeva ormai da diversi anni. È un momento di grande emozione di cui sono particolarmente orgogliosa perché questa squadra già lo scorso anno ci ha fatto provare importanti emozioni arrivando fino a playoff e disputando i playoff in maniera egregia. Sono un gruppo di ragazze molto affiatate e che mi auguro che la città possa supportare e sostenere e che portano il nome di San Giovanni Valdarno in tutta Italia. Quindi forza ragazze, seguiamole e supportiamole per tutto il campionato. Il coach non nasconde la volontà di raggiungere l'obiettivo ambizioso della promozione in A1. Abbiamo fatto il possibile in estate per attrezzare la squadra nella maniera più competitiva possibile per provare a raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo che, come dimostrano gli ultimi anni della polisportiva, è un obiettivo difficile, complesso, per il quale però noi faremo il possibile per raggiungerlo. Abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva che lo sta dimostrando, infatti nella pre-season è andata benissimo anche con squadre di categoria superiore e vediamo, perché vincere non è mai facile, ma è un sogno e quindi nello sport se non si sogna è inutile praticarlo. Giocheremo il 9 ottobre al Palagalli e ne approfitto comunque per invitare la gente a venirci a sostenere soprattutto. E giochiamo contro Pistoia, la voglia è tanta e speriamo di fare bene. Con questo bel servizio di basket femminile si conclude il nostro TG Sport di oggi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.